Ciaobettes.it on air, storia di un successo. E che è successo? È successo che in famiglia il cugino David Simon Mazzoli ha diretto un film sulla vita di Marco Mazzoli, il controverso provocatore creatore dello Zoo di 105 dal lontano 1999, DJ radiofonico che amato, odiato, molto seguito, il più seguito con il programma radiofonico più seguito che lo Zoo di 105 in Italia in questo momento. E è figlio di un libro, ma è figlio anche di un incontro buffo di scarpe, inquadrato un po' come fosse un film di Nanni Moretti. All'inizio del film, guardate, il film è bislacco, bizzarro, ma anche molto gradevole, per quanto mi riguarda una bella sorpresa, perché Mazzoli racconta l'incontro di queste scarpe mosce, di questo intellettualino di sinistra represso con barba che va in questa casa editrice sognando un futuro da scrittore. Ecco, c'è un archetipo nel Novecento in Italia di questo tipo di personaggio, dell'intellettuale represso di sinistra un po' perdente, che è lo Stefano Saltaflores di C'eravamo tanto amati. Infatti mi sono piaciuti tanto alcuni attori in questo film, infatti Dario Eros Tacconelli me l'ha ricordato tantissimo, che fa questo sfigatissimo scrittore che incontra questo editore un po' cinico interpretato da Ricky Dognazzi, che gli dice: sai che c'è? Potresti fare il ghostwriter per Marco Mazzoli, potresti aiutarlo, visto che è un ignorantone, a scrivere la sua autobiografia. Quello è snob, c'ha i libri di Castaneda, c'ha Harper Lee a casa, c'ha pure Tolkien, c'ha L'eroe dai mille volti di Campbell, e è uno snobbetto, e lo Zoo di 105 non sa nemmeno che cos'è. Però Tognazzi gli dice: li vuoi 25.000 euro? Sì, sì, sì. Ecco, se c'è una cosa che amo di On Air, storia di un successo, un film che non mi è dispiaciuto affatto, è che è uno di quei film che inquadra i soldi e parla di soldi. E dai 25.000 euro del presente arriveremo anche alle 800.000 lire. Io me ne ricordo le lire, i miei primi stipendiucci pagati con le lire. Alle 800.000 lire del passato. E quindi quando... e si doveva puntare di più, cari cugini Mazzoli, David Simon Mazzoli è il cugino di Marco ed è il regista del film, si doveva puntare di più, secondo me, sulla strana coppia che si crea, buffa anche da vederli, tra Dario Eros Tacconelli e poi lo stesso Marco, che entra in scena, che rompe anche la quarta parete come Deadpool, che ammicca con lo spettatore, che è anche molto schietto, e piano piano, secondo me, si innamora l'intellettuale represso di questo Marco Mazzoli, un po' come potrebbe capitare a tanti spettatori, per esempio l'idiota che vi sta parlando, che non è un fan affatto dello Zoo di 105, ma questo film mi è piaciuto perché l'incontro tra loro due è dolce, e a quel punto Marco comincia a raccontare all'intellettualino di sinistra represso tutta la sua vita. La partono anche attori giovani fantastici, tra cui Giulio Greco, bellissimo, bello come il sole, che fa questo Mazzoli post adolescente e della giovinezza e della scalata. È un film, vi avverto ragazzi, molto maschile, è molto una fantasia per noi maschietti, molto anche sulle cazzate che facevamo negli anni 80 quando eravamo adolescenti e crescevamo, i litigi con i genitori che si separano, che era una cosa molto presente nella mia generazione degli anni 80, e Fabio Cianchetti fa questa fotografia sparatissima, molto calda, molto pompata, è molto una fantasia 80 per maschi. Ci sono le fiche, ci sono le tette, ci sono i corpi, e c'è la scalata che per noi maschi è importante, quasi scorsesiana, c'è la scalata di Marco. C'è anche l'amore però, c'è l'amore per la radio, e ci sono tanti film sull'amore per la radio. Uno dei momenti più belli di radio e cinema per me è l'incontro tra Richard Dreyfuss e Lupo Solitario verso la fine di American Graffiti di George Lucas, che è un capolavoro immenso, e quell'incontro è bellissimo. È bellissimo perché Lupo Solitario è stato la voce importante per il personaggio di Dreyfuss, e lui lo vede con il fisico. Ma anche I Love Radio Rock, ovviamente, di Richard Curtis, che è bellissimo. Ma anche Radio Freccia di Luciano Ligabue. Ma anche Talk Radio, Barry Champlain. Lui sì che era un controverso tosto. C'era poco da scherzare con Eric Bogosian in quel film meraviglioso di Oliver Stone. Ma ultimamente, visto che qui c'è Claudio Cecchetto, anche Il mattino all'ora in bocca di Francesco Padierno, dove Dario Vergassola era uno straniante Claudio Cecchetto in quel film tratto dal libro di Baldini, dove Baldini era Elio Germano. Film interessante come tutti i film di Francesco Padierno. Ma torniamo a On Air. Un po' di animazione stop motion, c'è anche un po' di cartone animato, c'è anche questo continuo andare avanti e andare indietro, e Marco Mazzoli che racconta
al ghostwriter la sua vita, e il ghostwriter che lentamente, secondo me, come noi, come voi forse anche, comincia sempre di più ad amare questo ragazzo molto semplice che certamente non è Barry Champlain, non è Tolcredio, è più un nostro Howard Stern. Infatti il film mi ha ricordato anche molto il bellissimo Private Parts di Betty Thomas del 1997 con un immenso Howard Stern che raccontava in una chiave di biopic più classico la sua buffa storia. C'era Ivan Reitman che produceva il film. Qui ci sono le belle donne, c'è un grande Giulio Greco, ne sentiremo parlare di Giulio secondo me, che ha una faccia splendida, che è il giovane Mazzoli, e c'è la piccola radio con l'amico all'inizio, poi una promozione 800.000 lire, poi l'esperienza di Radio Capital con Cecchetto che un po' l'odia, un po' lo cazzia, un po' gli vuole bene, un po' capisce, un po' lo motiva anche a Mazzoli, e poi ci sono le stronzate che fa Mazzoli, che sono stronzate raccontate con una grande onestà, a partire da questo rapporto anche col padre, delle stronzate alla Risky Business, e quindi molto anni 80, c'è molta mitologia degli anni 80, quindi per un ragazzo del 74 come me capirai. Ok? Quindi lasciatevi andare, se siete dei maschietti amanti, vabbè, se siete degli amanti di Mazzoli non potete perderlo questo film, se però lo vedete senza pregiudizi, potrebbe fare su di voi l'effetto questo film che fa sull'intellettualino represso che lentamente, sempre di più, sempre di più, sempre di più, oltre i 25.000 euro, comincia ad apprezzare e a stimare questo strano signore di nome Marco Mazzoli, il DJ che non piace, il DJ più controverso, ma non è tanto controverso, è anche molto fancazzista, è anche molto leggero, e la leggerezza è la chiave anche di questo film, molto colorato, molto pompato, molto on air. Ciao The Taste.